Alberto Moravia. Quando ho pensato a un libro che potesse descrivere gli anni del fascismo, com'era la società in quel momento, ho pensato subito a Alberto Moravia. In realtà mi sono venuti in mente due libri di Alberto Moravia. Uno sono Gli indifferenti e l'altro è Il conformista. A me Il conformista è un libro che piace molto, però è un libro scritto dopo, è scritto negli anni 50, in qualche modo riandando con la memoria agli anni del fascismo. Invece nel caso degli indifferenti è un libro scritto in presa diretta, perché è un libro scritto nel 1929, quando Alberto Moravia era poco più che ventenne, un libro pubblicato all'inizio addirittura a sue spese. Un libro in qualche modo straordinario. I titoli di Moravia sono sempre in qualche modo programmatici, no? E questo è Gli indifferenti. Chi sono gli indifferenti? Sono coloro che in qualche modo, di fronte alla falsità, alla grettezza della società in cui si trovano a vivere, quella in fondo degli anni del fascismo, reagiscono o subendola o adeguandosi, no? È la storia sostanzialmente di due fratelli, Michele e Carla. Lei appunto alla fine, attraverso un matrimonio riparatore, finirà per inserirsi pienamente in questo tipo di società. Invece Michele prova a resistere, ma Michele è un po', come dire, una specie di Amleto, un uomo completamente consapevole di quello che ha davanti, ma che non trova la forza per combatterlo, che ha la lucidità, ma non ha la forza, non ha l'energia. Alberto Moravia, qualche anno dopo, anzi molti anni dopo la pubblicazione degli Indifferenti, quando gli fu chiesto se secondo lui in qualche modo questo libro non era scritto proprio volendo parlare del fascismo come una forma di critica, anche di grottesca rappresentazione di quegli anni, lui disse: io francamente non l'ho scritta pensando a questo, io l'ho scritta pensando a un problema esclusivamente formale, come io volevo fare un romanzo come un pezzo di teatro molto basato sui dialoghi. Però in effetti non posso escluderlo, e questo è un discorso secondo me molto importante che sentiremo di nuovo anche nei prossimi libri di cui ci occuperemo, cioè il fatto che spesso uno scrittore mette nei libri cose di cui non è nemmeno del tutto consapevole, perché le raccoglie intorno a sé, in qualche modo si fa espressione di un modo di sentire, e a posteriori però è assolutamente legittimo trovarci questo dentro il libro. Io credo che infatti in pochi altri testi sia possibile rintracciare una così profonda avversione al mondo falso che il fascismo aveva messo in piedi, a questo tipo, diciamo, di relazioni interpersonali, a questa volontà di adeguarsi e di realizzare se stesso, ma in realtà all'interno, diciamo, di una strada obbligata, una strada che gli altri ti indicano. È solo propria del fascismo? Probabilmente nel fascismo ovviamente questo era accentuato dall'elemento della dittatura, dalla mancanza della democrazia, ma credo che il conformismo sia una malattia di cui spesso si continua a soffrire anche adesso. Moravia, Gli indifferenti, anche questo volume lo potete trovare qui alla Biblioteca dell'Istituto Italiano di Cultura.